Grazie Eccellenza. Mi pare che qui si voglia far passare il concetto che si voglia riaprire il mercato della concessione delle residenze a chiunque, come era in effetti fino a poco tempo fa. Allora, io su una cosa do atto, noi non abbiamo il testo del decreto, quindi i rilievi su questo punto sono perfettamente legittimi e pertinenti, però siccome ci stiamo confrontando e contrapponiamo chiacchiera a chiacchiera, parola a parole, io credo che quando si parla e si illustra una certa posizione conti anche il pedigree della forza politica su quello specifico argomento. Allora, sulla tipologia di chi avrà il regime semplificato per arrivare alla residenza ne ha già parlato il consigliere Renzi. Voglio solo ricordare che qui si sono su questo problema che era annoso prima del 2010, sono state fatte maree di chiacchiere. Alleanza Popolare è stata la forza politica che più si è dimostrata sensibile su questo tema. Nel 97 siamo stati fra i promotori di due referendum che riguardavano una nuova legge sui soggiorni e le residenze, proprio perché ritenevamo che negli anni 90 era successo di tutto e quindi bisognava intervenire. E poi nel 2010 siamo stati al governo, siamo stati fra i fautori più convinti di quella legge che ha tolto, legge del 2010, che ha tolto al governo il potere enorme che aveva sulla concessione delle residenze, perché era il governo prima che concedeva le residenze, come attraverso la concessione dei permessi di soggiorno, sulla quale aveva la totale discrezionalità, perché dopo 5 anni quei permessi di soggiorno diventavano residenze in automatico. Il governo prima aveva un potere enorme sulla concessione delle residenze, in questa maniera. Sinistra Unita si ricorderà, mi rivolgo in particolare al consigliere Ivan Foschi, si ricorderà quando nel governo 2006-2008 Alleanza Popolare e Sinistra Unita erano molto sensibili a questo tema e avevano idee, diciamo, no, che erano perfettamente sovrapponibili. Si ricorderà il consigliere Foschi perché nel 2006 e nel 2008, nonostante la volontà di Sinistra Unita e di AP, una nuova legge sulle residenze più restrittiva non sia stata fatta, se lo ricordo. Avevamo una proposta di legge del segretario degli esteri di allora che era peggio di quella che c'era, che era in vigore, che voleva dare residenze a pioggia, perché evidentemente nel concetto della distribuzione a pioggia era legata la vendita degli appartamenti, cosa che poi è ritornata nella prima stesura della legge obiettivo. Allora noi abbiamo combattuto queste cose qui. Dicevo, il pedigree di Alleanza Popolare, siamo stati anche i primi che hanno denunciato lo scandalo delle residenze fittizie. Siamo stati prima forza politica. Allora, guarda caso, con Alleanza Popolare al governo abbiamo cominciato a porre pesantemente il problema di una limitazione delle residenze, non ce l'abbiamo fatta nel 2006-2008 per i motivi che ho ricordato, però nel 2010 la legge l'abbiamo fatta, togliendo ogni potere al Congresso di Stato. Vi pare poco? Per quanto riguarda le residenze fittizie, per la prima volta in questo momento stanno per essere revocate 1200 residenze. L'operazione è in corso. I risultati del referendum, del censimento, hanno parlato chiaro e si sta intervenendo per revocare 1200 residenze che sono residenze fittizie. Allora, contano questi fatti oppure vogliamo semplicemente dare ad intendere che questo governo in questo momento voglia aprire cancelli, maglie, porte, far entrare di tutto? Io credo che con questi precedenti sarà difficile, insomma, no, dimostrare che questo governo è per dare la residenza a un sacco di gente, quando questa proposta di legge parla di alcuni requisiti che verranno ribaditi in un decreto. Allora, io credo che anche la credibilità di chi ha un percorso in una certa direzione, siccome siamo a livello di discussione, debba contare.